Ma soprattutto di queste cose, se vedete questo piccolo sketch iniziale nero, è perché ho dovuto rieditare tutto il video, perché non ho dovuto rieditarlo, però ho messo solo questo qua per far capire a YouTube che non è lo stesso video, perché mi dice che questo video già è stato caricato, ma per qualche sbaglio non è stato caricato, quindi non lo so. Spero che questa volta verrà caricato, perché sennò questo video non è. Quindi vi lascio al video, ci vediamo dopo, dollo, ciao. Purtroppo ragazzi è successo un casino. Stavo registrando giusto adesso e il Camtasia mi dice che il file è stato perso perché c'è stato uno spazio insufficiente sul disco. Selezionato male il disco e sono andato a fanculo. Praticamente ragazzi, tanto l'avrete visto nell'episodio precedente, che sono andato a prendere varie mosse tipo come la supernova, quest'altra, eccetera, eccetera, per poi andare a sconfiggere Vegeta e K. K già l'ho sconfitto, ragazzi, quindi adesso non sto a risconfiggerlo, è tipo quello là pelato, però già l'ho sconfitto. E mi manca Vegeta, gli mancano più pochi colpi perché già l'ho quasi arato, praticamente. E quindi adesso io non so che cazzo fare, sono un coglione. Adesso bisogna sconfiggere Vegeta che tipo sta lì, se non mi sbaglio. Come potete vedere, ragazzi, ho anche pochissima vita, tipo 37. Perché giusto giusto il coglione e il suo amico me l'hanno levata. Non più il suo amico, perché il suo amico era parecchio scarso, vi devo dire la verità. Ma lui è un po' più forte, giusto un pochettino. Adesso uso la stessa tecnica di prima, tipo questa. Tanto adesso si fa male da solo, adesso gli tiro tipo questa, madonna. Boom! Adesso riscappiamo. Oh, look! L'ho sconfitto, sì! Sì! Oh, regà, c'è stato da mezz'ora, ve lo giuro. No, più, anche da un'ora, sinceramente, perché. Mindie. Regà, ci ho messo tantissimo. Voglio abilitare TP, l'ho detto nell'episodio che è stato perso, purtroppo. Ma vabbè, comunque non c'è stato tanto da perdersi, perché ho sconfitto 12 Saibaman per risconfiggere questi, perché richiedeva almeno che dovevo sconfiggere 12 Saibaman lì. Esatto, e dopo aver confinto ti dava l'accesso come appunto alla missione Vegeta e Keppa, come cazzo si chiama quel coglione, non lo so, e come appunto tu potevi essere It's Over 9000 a livello 17.999. Minchia, è stato pesante Vegeta da battere, eh? Non mi auguro quegli altri. Quanto cazzo saranno forti? Two Project, rifacciamo. Go to Namek. Io adesso volevo fare tipo Visada System Freeza. Freeza. Oh, ne abbiamo tantissimi. Che bello, che bello, che bello, che bello, che bello, che bello. Ne abbiamo 16, perfetto. Io rifarei questo. Questo l'ho fatto, sì, perché se no non me lo dava. Attack Power, il punch. Se vi devo dire la verità, mi rifarei questo. Vaffanculo a tutto, crafting. Perché adesso tipo, se io volo, guardate, aspettate, tipo faccio questa. Dov'è? 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 Eccolo qui. Ci metterò 3 anni per farlo, ma va bene. Tipo. Ok, avete visto? Perfetto. Adesso io, recuperando la vita, ci dovrei mettere, cioè recuperare l'aura, ci metto 10.000 volte meno. Come appunto. Allora, raga, prima di venire qua mi ero ricordato che bisognava andare da Kaioshin. Quello là che ci imparava la mossa. Ma ci andremo in questo episodio. Cioè, potrei morire anche così direttamente. Cioè, nella minchia. Vabbè, sti cazzi. Adesso io vado da Drago Sharon. Non è vero. Bisognerà trovare anche quello oltretutto nel prossimo episodio. Non adesso, perché questo episodio durerà poco, come appunto. Qui dobbiamo flayare, a posto, adesso bisogna farci una rush pazzesca.
Ci vediamo quando sono arrivato, vi dico che è davvero molto lungo perché l'ho fatto e l'ho visto anche fare. È tipo qualcosa di lunghissimo, infatti sto usando il dash, non quello là per pulire i vestiti, ma è una mossa che fa correre un po' più veloce. Quindi noi ci vediamo tra poco, ciao. Vabbè, lo scopriremo andando avanti. Oh, raga, abbiamo finito, stavo camminando a cazzo, dicevo che cazzo è sta roba, non c'è più il ponte. L'elcrafting. Allora, qui dobbiamo usare il record flighting, ovviamente, come al solito. Comunque recupero l'energia, una roba pazzesca, tipo. Allora, saliamo. Chissà se diventeremo Super Saiyan. Spero di sì. Chissà se diventiamo davvero Super Saiyan. Eccolo, Kaiokai, Kaiokai. Ah, ovviamente qui siamo tipo lentissimi perché questo coso ha una gravità pazzesca. Kaioken, vediamo un po' con me. Allora, ovviamente abbiamo un botto di mosse. Questo, vai. Costo 0. Costo 1, costo 2, costo 3. Comunque, ha ridotto la nostra velocità come... Chissà se ne posso fare un altro. No, no, basta, basta, basta. Ok, raga. Molto laggosa la cosa. Come cazzo si leva? È parecchio più forte, raga. Pazzesco. È moltissimo più forte, cioè avete visto? The trees and the water, the trees and the sun, the moon and the stars, the plants and the animals, all living things, let me share your power. So che gli sto distruggendo mezza isola a capo, ma... Ha visto che potenza. Voglio dire, non ha paura lei. No, adesso io farò sempre questa. Ma perché se il costo è 256 K e io ne ho 120? Perché lo posso fare? Non ha senso, decisamente, però, fottesia. Allora, abilitas. Training, allora... Quanti cazzo ce ne possiamo fare? Vai! Mamma mia, come sto! Ce lo facciamo? No, non ce lo possiamo fare. Attack. Couch rate. Ce lo facciamo. E ci facciamo il punch, cioè il pugno, no? Ce lo possiamo fare. Quindi ci facciamo il jump. Pure il flight ci potevamo fare. Raga, è diventata un po' più forte. Oh mio dio, la Kamehameha è diventata per 10 ovviamente. Diventata molto più forte della. Questa qua è tipo 27, la Kamehameha è 42, voglio dire, raga. Diventata fortissima. Complimenti al Kamehameha. Vabbè, sti cazzi. Sembrava tipo una crafting table. Adesso sto laggando come cani e porci. Noi ci vediamo al prossimo, quindi lasciate un like, un commento, noi ci vediamo al prossimo, ciao a tutti, ragazzi.